Allora, ragazzi, bentornati in questa musica tristissima. Oggi manderemo avanti quello che già volevamo fare. Tra l'altro, lui qua non believa neanche un po'. E in effetti, io non sono. No, non mi sento di dargli torto. Dobbiamo aspettare un attimo che torni sull'economia, in quel senso lì. Poi dovrei veramente pensare di sviluppare degli anticarri. Però vedo che loro non sono messi proprio benissimo. Anche se stanno rinforzando. I carri, in verità, non è che ne abbiano poi così tanti. È sicuro? Division Steel Preparing. Quanto cazzo ti ci vuole ancora? Non tantissimo. Vediamo cosa succede in questo poco tempo che hanno a disposizione mentre le nostre truppe viaggiano verso. State viaggiando verso? Sì. Verso il Congo. Quindi quello no. Quindi io devo per forza aumentare qui. E già lo sto facendo. Devo aumentare i dipartimenti. Ci servono più spie. Più spie. Perfetto. A me che la. Oh, perfetto. No, aspetta un secondo, però. Non voglio questo qua, voglio che mi fai. Nullalo, sì. Voglio che mi fai. Radio interception ci dà una mano. Abbiamo i missili Katyusha. Cioè, abbiamo preso la cosa per i missilini Katyushini. Si può andare. Questa qua è triste, questa qua invece va bene. Il fallimento di Stalin utilizzare il potere della classe lavoratrice e tramite i sindacati può essere chiaramente visto e osservato. Cioè, può essere chiaramente visto da chiunque osservi. Dobbiamo trasformare questa classe da vittima dello Stato a industria che aiuta il collettivo della nostra nazione. Ma sono d'accordo. Putain. No, aspetta, putain no. Scusate per questo schiarimento di gola, ma sapete la mia condizione non è delle migliori ancora. Non lo so, a parte la musichettina triste, qua quanto come siete messi? Steel preparing? No. Io direi di provarci, vediamo. Vediamo cosa riesce a fare il mio caro amico. Tra l'altro mi dimentico sempre il nome, Vlaslov. Vlaslov, ti do anche un questo, voglio aiutarti. Un giallo-verde mi piace, lo posso accettare, soprattutto perché il giallo è contro dei carri. Vediamo se regge un attimo sta cosa. Certo che Laszlo fa una figura stronzo qua, così che levati. L'importante è anche passare solo in un punto e poi accerchiare, non è che sia la fine del mondo. Niente, signori, penso vi aggiornerò quando arriveranno le truppe, anche perché qua vedo che gli spagnoli stanno mandando. Gli spagnoli. Li chiamiamo spagnoli? O li chiamiamo gli iberici? Gli iberici stanno mandando là le truppe. Non so se avete notato il Pakistan resiste. No, niente, scherzavo. E ci risentiremo per un aggiornamento. Qualcosa è successo, ragazzi, che dite? Qualcuno ha segnato pace bianca. White Peace, andiamo a vedere questo White Peace. Gli Stati Uniti del Venezuela lasciano lo Stresa Front. Signori, è arrivato il momento. Democratic, Venezuela, Democratic. No, questa è Bolivia, questa è no, Colombia. Cazzo dico, questo è Venezuela. Stati Uniti del Venezuela. Che bulli. In che fazione sono? Nessuna fazione, semplicemente hanno lasciato lo Stresa Front. Ah no, hanno creato la propria fazione. Madonna mia. Va bene, buon per loro se si sentono fighi. Noi qua stanno bene, come vedete. Ma cosa? Gli Stati Uniti del Venezuela hanno lo Stresa Front. Era solo uno scambio di poltrone lì. Accettiamo. Qui la vedo triste. Andiamo avanti, vediamo come va. Strano però, dovrei avere superiorità aerea. No, giallo. In effetti la mia flotta. Cioè la mia flotta, la mia cosa aerea non è proprio quella che definirei il massimo. Quanto cazzo ci stanno mettendo i miei ad arrivare? Ah, sono sotto la città del capo. Il Commonwealth delle Bahamas è capitolato. E allora, un piccolo aggiornamento, signori, per Cecoslovacchia. Il nostro fronte sta spingendo. Non ci sono tanti cazzi che tengano per loro. Per quanto riguarda invece qui sotto stiamo perdendo terreno. Non ho ancora dato l'ordine io di attaccare, ma signori, per piacere. Se perdete questo, partono di quelle bestemmie che della metà ne ho abbastanza. Andate.
Ecco, cerchiamo di recuperare, quindi anche qua a sud mettiamo una pezza. L'importante però è qui a nord. Secondo me se crolla questa, il Congo belga, non credo, porca puttana, rimanga in piedi così a caso da solo per gli affari suoi. Cos'è questa storia qua? A gomma. In effetti non ne sto ancora producendo per i cazzi miei, se non sbaglio. Mi allontano un attimo Esatto. Ragazzi, la famosa gomma degli Urali. Vogliamo parlare, eh? Guardate che roba, famosa gomma degli Urali. Piazziamola in cima alla situa e GG. Intanto per non fotterci la produzione, comprirai ancora dalle Indie, per ora. Ma non durerà tantissimo questa storia qua, eh. So che ho ancora dall'equipaggiamento da upare, ma siamo veramente sotto di produzione. Tra le nostre offensive, quello che produciamo è quello che è. Vedi, basta aprire bocca e loro ti supportano con i beni che servono. Gli aerei anche dovremmo iniziare magari a migliorare i caccia perché stiamo rimanendo un po' indietro nonostante abbiamo tutte quelle tecnologie bellissime. Oh, guarda come sfondano i nostri. Bellissimo. Sono proprio sfatti. Non so. Ah, tra l'altro, mi sa che l'Austria sta capitolando qua. Cioè, lo sta prendendo in quel postaccio. In verità, a noi va da Dio perché. Se i tedeschi vincono qui, che tra l'altro come facciano non ho ben capito perché sono in guerra col mondo, ma va bene, la macchina guerra tedesca, lo sappiamo è quello. Noi intanto qua siamo assicurati il bel domani che loro non possono prendere, quindi saliamo e fissiamo il problema. Per andare oltre ci sarebbe questa menata qua, per 30 giorni le fabbriche produrrebbero il 30% di meno. Direi di togliersi ai coglioni, così almeno è quello. Avendo condotto la nostra analisi iniziale sull'implementazione del piano dei 5 anni sotto Stalin, dobbiamo ora individuare e dobbiamo individualmente ispezionare ogni facciata del programma che il programma ha toccato, ogni industria, ogni centro di processazione, ogni ferrovia. Che è stata sotto il controllo degli ispettori di comunisti di Stalin, va ispezionata per vedere se tiene i nostri standard. Ma vedere che è arrivato il momento di spingere più avanti, ragazzi. Rifatevi, sistematevi quando dovete. Intanto la cavalleria farà quello che deve fare, perché ho mandato anche la cavalleria a dare una mano. Io faccio questo, so che abbiamo ancora possibilità qui di far qualcosa. I carri pesanti. Manca ancora un po'. Manca ancora un po' tutto quel tier qua. Le logistics non sarebbero male visto che andiamo con compagnie veramente giganti. Neanche la Signal Company fa schifo in verità, però. Cosa c'è da dire qua? Cosa c'è da dire? Forse anche dei nuovi sottomarini, visto che sto puntando tutto su quello, non sarebbero neanche malaccio al momento. Dai, buttiamocene una per i sottomarini. Quando è che li userò mai? Forse una guerra più avanti. Per ora li tengo, li ammasso. Quanti ne avrò secondo voi? Non ho guardato. 57 in riserva. Pensavo di più, onestamente. E tra l'altro non li ho neanche fatti tutti io. Comunque, come vedete, qui si vola e qui si atterra. Più o meno. Il fronte, come sempre in Africa, al solito schifo è lunghissimo con zero di infrastruttura. Qui sotto ho ancora problemi di. Cazzo, sì che sto. Ok, sto ancora costruendo l'infrastruttura, quindi tanto. Tant'è. Verrà buono. Ok. Dobbiamo arrivare a 7. Se finisco questo posso prendere questa qua, Expanded Departments, che mi dà più 2 operative slot. Quindi andiamo full quello. E penso che in Polonia, come possiamo vedere qui, quando si arriverà al 70% di comunismo, parte il colpo di Stato. Arca puttana! Stanno respingendo qua. Sì, e anche qui stanno un po' rompendo il cazzo con questa storia. Fortunatamente i rumeni li sto tenendo a bada adesso perché prima erano andati giù di testa. Proprio rivolta su rivolta su rivolta.
Andiamo via anche agli alpini, vediamo se cambia qualcosa, perché solo la cavalleria in attacco non è il massimo. Ma cavalleria più alpini, più bombardieri. Forse riusciamo a cavarne un ragno dal buco. Sto guardando le varie guerre nel mondo. Se guardate, lo Stresa affronta nella sua guerra contro la Germania. Aspettate. Sì, accettiamo. Nella sua guerra contro la Germania ha perso 2.900.000, loro 700.000. Praticamente da soli, anche se. Fielded Manpower, 134 divisioni. Cioè, anzi, vediamo qua: 134 divisioni Central Power, 856 Stresa Front. Le stanno prendendo a Iosa. Io sto attaccando a Cecoslovacchia proprio tranquillamente, anche col russo, perché non hanno più, secondo l'intelligence, non hanno più manpower. Stanno a zero. Quindi alle lunghe mollano. Noi abbiamo 7 milioni e 85 con la volunteer only. Non so se spiego. Non so se ben mi spiego. Ed è così. E anche qui piano piano avanziamo, né? Comunque. Si fa la guerra lenta, ma si fa e si vince. È un momento un po' di calma. Sto davvero tentando di lasciare ste cazzo di Expanded Apartments che costa 20 fabbriche, tra l'altro. Me le posso permettere comunque. Quindi, sti cazzo. Sì, ovviamente e dovrei anche. È pieno di roba quel game di. Dovrei fare, e sarebbe anche caso, e forse anche quello. Garrison gli manca sempre tipo due di artiglieria. Garrison, mi chiedo cosa se ne facciano dell'artiglieria nel Garrison, onestamente. Romania, che è morta, ha chiamato in guerra la Jugoslavia. E quindi ora i turchi, che hanno 30 divisioni qui, stanno attaccando. Porca puttana. Sono ancora sotto di attaccato, non mi frega niente, vai. Ehi, perché non posso entrare io? Inno Jugoslavia. La porca di quella puttana di Bulgaria. Call to war. Perché dice che sta partecipando ma i miei non attaccano? Oh, ah, perché sono stronzi. Ok. È chiaro ora. È perché sono stronzi. Pensavo per un altro motivo, invece era solo quello. Beh, guardate, bel verde. Ragazzi, parte la guerra per la Jugoslavia. Io sono sicuro che qui i turchi sfonderanno perché hanno ammassato. Vedete, i turchi è stata una mossa geniale averli dalla nostra parte. Hanno ammassato un quantitativo di forze così enorme che steamrolleranno. Oh, sì, qua andiamo da Dio. Sti cazzi se non abbiamo. Sapete cosa vi dico? Sti cazzi se non abbiamo quello che ci serve. Sofia. Qua è la parte montuosa di sto posto qua. Adesso quella chiara è quella montuosa. Quindi io per avere figo devo attaccare qui in alto, non là in basso. Qua in montagna addirittura. Puttana che va. Vabbè, i carri li manderò là allora. Così. E fino a Belgrado. Vai, piace. Mi piace il piano. È un lento decadere ora. Noi stiamo andando da Dio che stiamo tagliando fuori l'Austria. La Germania ci ha cancellato il patto in un'aggressione, ma io non credo. Semplicemente si vogliono tenere una finestra aperta. Nel caso, sì, qua c'è lo scambiabare, ma. Guardate l'organizzazione come gli va giù. Cioè, boh, basta. Anche questi qua. Guardate l'organizzazione. Pam. 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 Giù. Qui, oddio, che avanzata è stata. Guardate i carri! Madonna mia! E le truppe dietro. Questo qua è il Blitzkrieg, ragazzi. Questo qua è il Blitzkrieg. E le truppe piedate che non ci staranno dietro. Quindi piano piano perderò comunque il territorio. Guardate i carri, guardate i carri. E tra l'altro non hanno problemi, vero? Perché ormai sono entrati nella zona dove c'è pieno di rifornimenti. Quindi proprio. Punto a Belgrado. Punto a tagliarli fuori da qua. In maniera che così mi piglio tutto io. It's war, baby. Però sta musica qua, scusate, pausa, non si può sentire. Siamo. Non c'è qualcosa di tipo Kriegswitter qua. Non so, giusto per sentire qualcosa che non sia la lagna. Non è che sta morendo la gente. Cioè, sta morendo la gente, ma non è che stanno morendo.
così tanto. Schifo qui, lo eliminiamo. Batutin, complimenti. Quelli là hanno chiamato dentro questi qui come se per farmi un dispetto, no? Ma i polacchi, anche i polacchi saranno un alleato formidabile in quella guerra qua, secondo me. Ci riaggiorniamo quando siamo arrivati a Belgrado. No, no division, oh... Well, questo mi auguro che non sia così, non no division. Usciateli fuori e GG. Qua si capisce in cazzo con tutte queste macchiette, né, comunque. Io non voglio dirlo, tipo... Give control state, cioè... Ecco, questo. Selezionato? No. Devo capire io quel cazzo è. Vladvov. Forse non ce l'ho ancora a poterglielo dare. Vabbè. Dopo glielo do perché non ho voglia di averlo in mezzo al cazzo. Vai, carri armati. Fa-fa-fa-fam! Carri armati che hanno combattuto sia nella guerra di Spagna, ma mi sto dilungando troppo. Aggiornamento breve. Signori, 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 è il giorno, questo è il giorno. Cosa diciamo a questa unione britannica che vuole joinare il Comintern, che è stufo il cazzo dello Stretch Front? Cosa gli diciamo, porca puttana? Cosa gli diciamo? Il comunismo? Non è, no, il loro, no, il loro comunismo non è il patto di Stalin, ovviamente non è quello di Stalin, è quello di Trotsky. They belong to our side, signori. 7 dicembre 1940. No, aspettate. 7 dicembre 1940, tempo di mandare la raccomandata, arrivargli il telegrafo, insomma. L'Inghilterra. Era adesso Stresa Front così, ma non è Stresa Front. Comintern, signori, l'Inghilterra con le sue colonie, con le poche che gli sono rimaste, ma perché non sono veramente colonie, le conquistate, joinano il Comintern. Oh, finalmente. Non so se sono chiamati fuori così dalla guerra loro. Fatto sta che oggi è giorno di festa di nuovo per tutto il comunismo mondiale. Ora, figa, il primo obiettivo era la Polonia, diventerà l'ultimo obiettivo praticamente. Ovviamente parte il casino. Vogliono aiutarci. E forse, ok, vogliono entrare in guerra con noi contro i cosi. Anche loro vogliono entrare con noi. Avevo letto male, forse. No, infatti mi hanno tirato dentro nella guerra contro il Reichspakt. Quindi io sono in guerra con la Germania. Quindi le mie truppe qui devono stare un fottio attente perché i tedeschi potrebbero invadere da Copenaghen. Anche se stanno difendendo bene quelli lì, noi abbiamo già le truppe pronte qui, in verità. La Norvegia vuole dare una mano. Adesso qua sì. Qui adesso, qua ragazzi, questa è la guerra mondiale, qua tutti stanno facendo guerra. Aspetta un secondo. Ora se noi spingiamo troppo là, arriviamo davanti alla Germania, questo è no bueno. Ponderello, ragazzi, ponderello ora. Purtroppo la situazione come si è piantata giù cambia un po' tutto. Io ho fermato gli attacchi qui. Per ora ci fermiamo, ci riorganizziamo. Mi serve di avere l'equipaggiamento, quindi difendiamo e basta per ora. Attacchiamo solo in Romania, che comunque non è poca roba. E attacchiamo qui nel sud di sto cazzo di Congo, che se giuro non lo prendono, mi fa venire voglia di spararmi in faccia. Tra l'altro... Ah, abbiamo perso il porto. I disabili sono riusciti a farsi tagliare fuori il porto? No, ok, siamo avanzati noi. Sto già per bestemmiare. Che vabbè. Devo togliere la gente dal Brasile. Perché le spie mi servono assolutamente qua. Mi servono per abbassare la resistenza. Che anche se ho messo la legge marziale sta continuando a salire. E c'è già un operatore qua che sta abbassando. Ma loro devono rompere il cazzo da un'altra parte, quindi io andrò a mettere qui un'altra persona anche. Però al momento c'è solo lui qua, vabbè, vai benissimo te. Root out resistance, perché non lo fa fare là sotto? Vabbè, vai qua, dai una mano qua.
Vediamo se così riusciamo a fargli calmare. Oppure lo Yemen è entrato in guerra con noi. Vediamo se così riusciamo a fare calmare i signori che si agitano, gli agitatori. Qua difendiamoci e riorganizziamo. Sotto attacchiamo. Sì, l'unica roba interessante adesso praticamente è quel fronte qua. Qui sto cercando di chiuderli fuori. 6 divisioni che se ne vanno. Altra gente. Ah, davvero? È così presto in verità? Vote that Poland can occupy Danzig. Allora, Polish Republic sta domandando che la Lega delle Nazioni. Lega delle Nazioni? Gestisca. Qua ormai è guerra totale su tutti i comunisti, però bene. Gestisca il dispute over the free city of Danzig, claiming the Polish access to the seas. Geopardizzato, bla bla bla. Ha molto senso quello che. Ovviamente voteremo per l'occupazione della Polonia e questo ci farà, gli farà girare il cazzo quelli là. Il fatto è che la Polonia deve togliere roba dal nostro fronte e piazzarlo in Germania. E io non ho le truppe, probabilmente. Tra l'altro qui. Scusate. Ok, anche lì abbiamo truppe occupate qua. Ok, qua abbiamo queste divisioni che devo subito ricollocare a questo punto sul fronte qua. So che sembra una cazzata, avremo il manpower di tirare su un sacco di divisioni, ma se non posso equipaggiarle, mi dà il cazzo buttarle fuori. Ora. Però è quello che dovrò andare a fare alla fine dei conti qua. Abbiamo un sacco di fighter che potrei mettere in gioco, che lì non sanno fare niente. Mi servono le macchine, addirittura ho fatto un template per la polizia, perché le rivolte mi rompono il cazzo, almeno è quello. Quindi sì, spostiamo Gianfranco qui, gli diamo anche questo qua che è generale, non mi ricordo più le sue abilità. Ovviamente non è così che si guardano, è così. 6636... Contro un. Dov'è che era? 4, 6, 2, 4. Che non è male. 6, 3, 6. No, meglio cosa. Quindi, quelle truppe qua, tutte, finiscono sotto il comando del nostro caro Alexander. Che sta qua. Cos'è che non è chiaro dall'ordine che ho cliccato? E queste truppe qua finiscono al volo in mezzo, perché quando noi voteremo per la Germania, poi bisogna vedere anche gli altri cosa fanno. Comunque votiamo per la Polonia per occupare Danzica. Sì, stanno chiamando tutti gli altri a lavorare contro la Germania. La Germania che è da sola con la piccola intesa, ma piccola intesa? Ah no, no, è vero, siamo anche contro. Anche contro gli Stati Uniti d'America? Stati Uniti d'America, Repubblica delle Filippine. Ah, è vero, perché quelli là erano entrati dentro. Quindi io sono anche contro tutta sta merda qua. Interessante come cosa, perché questo vuol dire che loro potrebbero rompermi il cazzo qua. Ma qua abbiamo le nostre belle divisioni asiatiche. Non ho proprio una gran paura di questa roba qua. Cecoslovacchia hanno più aerei di noi. Una cosa che si può risolvere molto velocemente, visto che abbiamo. Abbiamo degli aeroporti qua vicino, nostri. Qua ce n'abbiamo uno. Qua c'è l'altro. Gli diamo un po' di caccia. Sì, abbiamo un po' i caccia dell'anteguerra, meglio farli andare, va. Sì, non tutti. Ogni volta mi sbaglio. E ovviamente, essendo dell'anteguerra, non riuscirà a volare fino là in fondo. Ovviamente. Niente, quindi ho messo lì dei cazzo, non servono un cazzo. Vediamo un attimo come si evolve questa cosa qua. Ah, giusto, sono arrivati i miei sottomarini, perché voi non l'avete visto mai, e mi sono attrezzato adesso. No, stanno spostando. Signori, faremo la warfare dei sottomarini contro la warfare dei sottomarini Krukka. Combattiamo il fuoco col fuoco, oppure i sottomarini col sottomarino. Qua ci stanno respingendo addirittura. Problemi hanno le mie truppe. Vediamo quando entra la cavalleria. Beh, un attacco su 3 fronti lì non è proprio il massimo, eh. Oh, questo qua. Bulgaria. Oh, sì, ok, entra. Non è già entrata. Forse entrano in un'altra delle mie guerre. A prescindere da quella cosa qua.
qui. Contro chi cazzo stiamo combattendo qua? Ah, sono loro che tentano di scappare dal pocket, ok. Qui i carri. I carri stanno facendo quello che devono fare. E Belgrado cade a breve. Tranne uno di sti carri rimane qua, va. Che non mi fido di sta gente. Dai ragazzi, se chiudiamo almeno un fronte qua, è bolla. Però mi sa che siamo arrivati oggi, ragazzi. Mi sa che siamo... è finita qui la situation. Vediamo questo pocket qua che viene chiuso. Che comanda? Ah, va tutto in. Contro... Utkavak. Va tutto in. Che di solito però mi pare avesse combattuto nel nord vicino a Leningrado, ma vabbè. È la madonna, questo suono. La caduta di Belgrado, mi sa che i carri sono arrivati a Belgrado, ragazzi. Vediamo qua. Presa. Presa. Questo dovrebbe toglierci dalle palle un sacco di roba che non serve più a un cazzo. Tutte le divisioni. Tutte le divisioni qua. 21 divisioni, perfetto. Qui è un massacro perché è misto. In verità abbiamo la strada aperta a Belgrado. Loro, la loro capitale è Skjup. Ah, questo qui lo lasceremo per la prossima volta. Tutta questa cosa che sto facendo qua di inventarmi. Adesso che cazzo faremo? Vediamo di chiudere la giornata con... Ma è successo un gran casino. L'Inghilterra che entra. Noi che praticamente abbiamo sfondato... Nella Cecoslovacchia, anche se adesso fanno i bulli così, ma lì è quello che è. Stiamo cercando di avanzare nel Congo belga e ci siamo accorti che nell'entrare in guerra, che nel prendere l'Inghilterra, che comunque era una roba che dovevamo fare, ci siamo tirati addosso le menate dei poteri centrali, che come poteri centrali si chiama Germania, Germania versus rest of the world, e anche, a quanto pare, per colpa dei messicani, gli americani. Ah, che stanno tentando di fottere gli inglesi. Vabbè, questo sarà per il futuro, signori. Si conclude qui questa puntata. Alla prossima.